La Borsa Internazionale del Turismo è stata l'occasione per presentare la seconda edizione di Libando Viaggiare Mangiando, la vera esaltazione del cibo di strada che si svolgerà nel centro storico di Foggia dal 17 al 19 aprile prossimi. In cartellone un ricco programma di eventi con street art, chioschi, presentazioni di libri, tavole rotonde, mostre a tema gare culinarie e un ospite illustre, il musicista Richard Galliano, il cui concerto chiuderà la manifestazione. Libando diventa così l'ennesima dimostrazione di come cultura e turismo possano andare a nozze comodamente, incrementando il numero di visitatori e aiutando la crescita. Libando, siamo alla seconda edizione. Nella prima edizione siamo stati estremamente fortunati perché abbiamo fatto 40.000 presenze, abbiamo distribuito come 30.000 arrosticini perché abbiamo avuto anche ospiti da tutta Italia di street food, cibo di strada, quindi non solo diciamo della capitanata, abbiamo distribuito 20.000 torcinelli, caratteristica del nostro territorio. E quest'anno ci apprestiamo a organizzare la seconda edizione. La seconda edizione ha come novità intanto il tema. Il tema di quest'anno è il grano arso, il grano nero. Portare gente significa sostenere l'economia. In un sistema della Puglia che molte volte è conosciuto solo per le coste e per il mare, ritengo che la Puglia possa offrire attraverso il cibo di qualità un punto di forza e di eccellenza, e Foggia ne detiene i sapori e gli odori, e mi auguro che sia e ritorni a essere la capitale del food.